Nuovi raid aerei israeliani sulle alture del Golan dopo il primo deliberato attacco dell'ISIL contro Israele. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno ucciso 4 sospetti miliziani di un gruppo affiliato allo Stato Islamico. I miliziani hanno sparato a una pattuglia di confine di guardia sul lato israeliano delle alture del Golan da un'automobile in corsa lungo il confine siriano. I soldati hanno prima risposto al fuoco, poi il veicolo è stato colpito da un caccia. Israele è ben dislocata sul confine settentrionale. Non consentiremo ad elementi dell'ISIL o ad altre formazioni di mettere radici nella zona sfruttando la guerra civile in Siria. L'attacco dell'ISIL contro Israele potrebbe aprire nuovi scenari. Bisogna capire, spiega un ex capo dell'intelligence militare, citato dai media, se questo è un cambio di politica dell'ISIL o uno scambio a fuoco non programmato.